Innovazione, competitività, servizi per aumentare la qualità della vita nelle aree rurali sono le sfide lanciate e gli obiettivi che si è posta la Regione Umbria con il nuovo programma di sviluppo rurale presentato a Orvieto nella Sala dei 400 di Palazzo del Popolo, dopo l'insediamento del Comitato di Sorveglianza per l'attuazione dello stesso PSR. Finalmente si parte, tra l'altro siamo la prima regione ad aver già messo fuori i bandi, siamo la regione con la dotazione più alta dal punto di vista finanziario, naturalmente rapportato al territorio e popolazione, e siamo la regione che vorrà raggiungere nei prossimi anni gli obiettivi che l'Europa ha posto come prioritari, e quindi una crescita intelligente, inclusiva, sostenibile, con priorità naturalmente a disposizione, mettendo a disposizione risorse importanti per l'ammodernamento, la ricerca, l'innovazione, gli investimenti e la competitività delle aziende agricole, agroalimentari, forestali e naturalmente per tutta quella rete di servizi che nel territorio rurale possono far la differenza. Per dare risposte più aderenti alle esigenze delle imprese, la Presidente Marini ha sollecitato semplificazione e tempi rapidi nei pagamenti, ha legato inoltre, in un'ottica di sviluppo integrato, l'attuazione del PSR agli assi della programmazione comunitaria, il Fondo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo. Con il piano di sviluppo rurale e poi con gli altri due programmi che sono legati alla politica di coesione, al centro c'è come noi possiamo implementare la capacità di conoscenza, di innovazione e di ricerca a vantaggio delle imprese che operano nella nostra regione, di un sistema economico e produttivo più competitivo e quindi per creare nuove occasioni di lavoro. Nello specifico il piano di sviluppo rurale ha dei temi che sono centrali, come interveniamo anche sull'ambiente, sugli elementi caratterizzanti questa regione, che sono il territorio rurale, ma sono anche i boschi e le foreste, l'acqua, il suolo e la salvaguardia, cioè di pilastri che insieme a conoscenza e tecnologie possono aiutare anche a pensare il futuro, ma a pensare un futuro con maggiore anche qualità e sostenibilità ambientale. E poi il terzo elemento, in una regione che è fatta di tanti comuni, piccoli comuni, molti borghi rurali, molte frazioni, c'è una parte del programma di sviluppo rurale che è volto proprio all'inclusione sociale e allo sviluppo rurale, non solo quindi imprese agricole, imprese dell'agroalimentare che sono il perno, ma anche le condizioni di vita dei cittadini nei territori rurali.